location nella quale si è soliti per l'appunto allestire mostre e offrire spunti culturali di varia natura. Quindi quando Gino mi telefonò mi si è accesa la lampadina, mi disse: sai, si rivolse a me, ho capito l'appello accurato di un amico che mi chiedeva quale idea io potessi avere, potessi nutrire per poter organizzare qualcosa che riguardasse meglio. E ho pensato subito alla Pegaso. E credo che infatti mi abbiano dato ragione. Poi ovviamente c'era anche il significato, non ultimo, ma parimenti importante, del rapporto di grande amicizia, di grande affetto che legava Nanni a Mimmo e conseguentemente anche me. Non posso non ricordare con nostalgia i tanti momenti comuni che abbiamo vissuto nella secondaria, le iniziative politiche di mio fratello, con le quali Mimmo, con la sua presenza, era sempre una parte determinante, perché era appunto in grado di allestire bozzetti e di fornire sempre spunti meravigliosi, intuitivi, che davano lo spessore della sua intelligenza. Io posso assicurare che Mimmo Pince è stato un educatore insigne, un educatore amato dalle generazioni di allievi che lui ha coltivato, perché si sapeva far voler bene, perché aveva una capacità di approccio unico, era una persona gentile, era una persona educata, era una persona alla quale non si poteva non voler bene. Io sono fortunato depositario di tante, che, ecco, la cosa bella di Mimmo era questa: non era un frequentatore abituale del mio ufficio, assolutamente, con sua estate, per tanti anni, eravamo costretti a lavorare assieme, Leopoldo pure. Ma Mimmo veniva di tanto in tanto, quelle volte che veniva ti trasmetteva una forza di vita che era qualcosa di straordinario, perché era una persona fresca, era una persona genuina, era una persona eclettica, e quale che fosse il suo campo di intervento, lui era in grado di spaziare con pari efficacia, con pari genuinità in tutti i versanti della cultura. Ne abbiamo avuto l'esempio con le citazioni dei suoi versi, e ne abbiamo un esempio ancora più completo, più ampio, con l'esposizione dei quadri che lui era solito creare. Era questo, Mimmo era, ecco, io credo di poter dire, era una persona fresca, trasmetteva freschezza da tutti i pori, trasmetteva originalità, autenticità. Come dice un mio amico, solito dire, mi piace accostarmi a questa riflessione che fa un mio amico, Lucio Comune, che cito sempre, una persona di immensa cultura, che più ci conosce. Mimmo c'era più virtualismo che arte, cioè c'era, non c'era, c'era più virtù che virtualismo, più arte che artificio. E mi piace dire che, e non lo dico perché siamo in un'occasione che potrebbe fare insospettire ci si prodiga a ricordare Mimmo a tutti i costi, in maniera ampia, in maniera predominante. Ma Mimmo io lo penso spesso. Ricordo come fosse adesso l'ultima volta che lo incontrai sul viaggio, che abbiamo fatto in tram. Sono stati 10 minuti da Piazza Cairoli, che prendeva un tram da Piazza Cairoli, lui scendeva alla capolina, lui scendeva alla Libertà. E io scesi una fermata prima di lui. Sono stati 10 minuti di una ricchezza fantastica. Quante cose mi ha travasato, quante idee, quanti spunti, quanta opera di intelligenza c'era nel suo vivere quotidiano per dare agli altri. Era questo mio. E mi piace dire, mi dispiace, mi riaccosto sempre a cose che sento dire, ma che mi piace utilizzare anche per finalità mie. Ieri abbiamo dato, in un premio della Juve, di cui sono la mia parsa, abbiamo consegnato il 7° premio Mimmo Barbaro alla memoria ad Anna Rita Simone, una persona prematuramente scomparsa per un mondo al cervello all'età di 45 anni, una donna straordinaria. Quando ha preso la parola il dottore Strico, il marito, che ci ha commossi, perché ovviamente ricordava di come questa donna, di come si fossero invertiti i ruoli, lei ammalata con quella malattia,
purtroppo Giulia Rosa, che aveva, era lei che dava coraggio al marito e non il contrario. E il marito ha concluso così: non ci sarà mai separazione finché resta il ricordo. Di Mimmo ci sarà sempre un ricordo sommioso, grande, perché i valori di Mimmo erano di